Il turno infrasettimanale di campionato. Io credo che sia veramente la peggiore invenzione dell'umanità dopo il borsello, credo veramente. Io praticamente ho perso tutte quante le partite, a parte una. Ma perché? Perché io devo studiare il perché quando ci sono i turni infrasettimanali io perdo sempre, non riesco a vincere un turno infrasettimanale, eppure i cataconsigli sono andati benissimo, veramente abbiamo beccato delle cose assurde, eppure perdo sempre. Perché? Perché forse attuare una strategia top 11 dove la tua squadra è top, la tua squadra che schiera è sempre praticamente quella più forte delle avversarie, ma nel turno infrasettimanale puoi fare un turnover, io trovo tutti i giocatori che mi subentrano alla panchina e che tassativamente prendono 5. E quindi i turni infrasettimanali per me sono veramente il devasto, sono l'apocalisse, porca miseria! Ma quindi come facciamo? Innanzitutto, per evitare la sfiga dei turni infrasettimanali, possiamo scaricare l'app di OneFootball dal link qui sotto in descrizione. App che parla di calcio a 360 gradi, ormai lo sapete tutti quanti, ma andiamo a vedere oggi cosa ci propone l'app di OneFootball, perché oggi, secondo me, io troverò il modo di farvela scaricare praticamente a tutti. Come guardate qua, intanto notizie principali, il baby Dybala, turnover Inter, Nzonzi e Rachmani, le news di oggi. Dunque, se volete sapere le news raccolte in questo speciale, ve lo andate a scaricare, ma soprattutto DAZN, un mese gratis ai clienti dopo i disagi, e qua tutti quanti brutti sozzoni andrete a scaricarlo perché volete sapere come prendere il mese gratis di DAZN e risparmiare tanti soldini. Ovviamente app di OneFootball scaricabile dal link qui sotto in descrizione, che è un modo molto carino di supportare questo canale, come un modo molto carino di supportare questo canale quello di iscrivervi, perché stiamo veleggiando verso il milione di iscritti. Mettere un like se questo video vi è piaciuto, perché salgo nella scalettina. E poi consigli Fantacalcio su Twitch, dove stasera ore 21:30 farò la live del pre-partita, e poi Lorenzo Cantarini Official, dove vado a scrivere che stasera farò la live su Twitch ore 21:30. Vabbè, insomma, dici, ma perché non lo dici invece solo qua? Perché no? Perché su Instagram fa figo avere i followers. E vabbè, ragazzi, allora iniziamo a guardare i cantaconsigli per la sesta giornata, ovviamente dopo la sigla. Il fomento, lo so. Hi Five Guys e bentornati sul canale più fomentato del momento, le rivelazioni calcistiche di Lorenzo Cantarini. Ci siamo, sesto turno di Serie A, andiamo a vedere tutte quante le partite una per una, andando a vedere le grafiche di fantacalcio.it, ad incrociarle con le statistiche di WhoScored, e basta, perché c'è solo questo. Oggi scommettere come Gigi non sono riuscito a sentirlo perché non ci ho avuto tempo, e niente ragazzi, casomai le metto su Instagram. Iscrivetevi comunque al suo profilo Instagram, scommettere come Gigi, perché lì trovate quello che praticamente vi avrei detto io in versione estesa. Spezia Milan, ritorno piccolino, eccoci qua. Allora, non ci sono squalificati indisponibili: Leo Sena, Reca, Kovalenko, Colli, Erlich, Agudelo nello Spezia, un'ecatombe nel Milan indisponibili: Calabria, Kier, Krunic, Bakayoko e Ibra. Attenzione a Ibra che forse recupera, Giroud recupera, forse parte dalla panchina. Andiamo ad incrociare i dati delle due squadre. Tra l'altro, mi avete detto, ma avete fatto notare in alcune, molti piace questa nuova versione dei cantaconsigli, molti mi avete detto, ma preferivo l'anno scorso quando ci mettevi del tuo. Ragazzi, del mio ce lo metto sempre praticamente, perché vado a analizzare praticamente soltanto i dati che ritengo veritieri, e questa modalità io la utilizzavo anche l'anno scorso, soltanto che voi non vedevate tutto quanto in retroscena, ma pensavate che era solo farina nel mio sacco. Invece anche l'anno scorso andavo ad incrociare questi dati qua, e ho sempre il kilt oggi perché ancora non ho trovato i pantaloni, e non guardate sotto. Allora, eccoci qua. Allora, Milan, punti di forza, tirano da calcio piazzato molto forte e attaccare sui calci piazzati. Dunque, non solo tirano da calcio piazzato, ma la buttano di testa anche su calci piazzati indiretti. Mentre lo Spezia come debolezza ha difendere sui calci piazzati per bacco, quindi eccola qua che il gol è praticamente fatto, ed evitare di commettere falli in zone pericolose. Dunque andiamo a consigliare che sì, Brian Diaz come calciatore di punizione, anche Tonali, anche se non dovrebbe partire titolare, e poi Rebic e Giroud come finalizzatori appunto dei calci di punizione. Mentre per lo Spezia ovviamente andremo a sconsigliare Zoet, Nicolao, Ristov e Burabia, insomma i centrali e il mediano, ormai lo sapete come ragiona. Andiamo a
anche vedere il Milan, punto di forza, contropiede molto forte, mentre lo Spezia è debole nel difendere da passaggi filtranti e è molto debole nel difendere contro giocatori di qualità. Dunque un passaggio filtrante del Milan, giocatore di qualità ne ha e ha bizzeffe il Milan, e quindi potremmo andare a consigliare anche Theo Hernandez, Rafael Leao e nello Spezia sconsigliare Amian e Salah, e Salah, sì, Salah, Salah, magari Salah, e Salah, che giocano appunto nella fascia di questi due giocatori. Attenzione allo Spezia, perché lo Spezia praticamente non ha punti di forza, il Milan ha pochissime debolezze, quindi anche qua andiamo a consigliare anche il restante parte della difesa del Milan, quindi Tomori, Romagnoli e Maignan. Tra l'altro consigliare Maignan viene anche dalle statistiche della Lega Calcio Serie A, che sono andato a vedere. Tra i portieri dei maggiori 5 campionati europei, Mike Maignan è insieme a Ederson uno dei due che hanno mantenuto più volte la porta inviolata nel 2021. Dunque un 2021 strepitoso per il portiere del Milan. E poi anche Leao ci viene in supporto, le statistiche della Lega Serie A, perché Leao ha realizzato finora una doppietta in Serie A nella sfida dell'ottobre 2020 contro lo Spezia. E l'attaccante del Milan non segna in trasferta in Serie A da aprile contro il Parma. Dunque da un lato c'è che contro lo Spezia ha fatto la sua unica doppietta, dall'altra parte c'è che non segna da un po' in trasferta, potrebbe andare a sfatare questo tabù. Come vedete lì piccolino, ho messo anche l'arbitro, anche se secondo me ancora mettere gli arbitri, ragazzi, è un pochino velleitario, perché Manganiello ha arbitrato soltanto 2 partite, 3 ammonizioni e 30 di media, non ha dato espulsioni, non ha dato rigori, ma comunque sia ancora è un pochino presto andare ad analizzare gli arbitri. Proseguiamo. Inter-Atalanta. Allora, non ci sono squalificati indisponibili Atebur e Muriel nell'Atalanta, Sensi e Vidal nell'Inter, in dubbio Correa nell'Inter e Pessina nell'Atalanta. Andiamo ad incrociare i dati, guardate qua che curiosità, l'Atalanta come punto di forza a creare occasioni con giocate individuali, mentre l'Inter è debole nel difendere contro giocatori di qualità, e quindi cribbio andiamo a consigliare Ilicic e Malinowski per quanto riguarda l'Atalanta. Sconsigliamo, ma anche qua ragazzi prendete con le molle, questo è il mio consiglio, De Vrij come centrale dell'Inter e Brozovic come mediano appunto dell'Inter. Perché? Perché Ilicic e Malinowski potrebbero accentrarsi e appunto andare a giocare in quella zona di campo. Attenzione all'Inter, molto forte in contropiede, mentre l'Atalanta è debole nel difendere contro giocatori di qualità, anch'essa molto debole. Dunque ragazzi, attenzione a un eventuale contropiede dell'Inter che potrebbe svilupparsi soprattutto sulla fascia sinistra, dove Çalhanoğlu potrebbe lanciare Di Marco o Lautaro Martinez, che andranno a incrociare contro Toloi e Palomino. Dunque consigliate appunto la fascia sinistra dell'Inter, mentre andremo a sconsigliare Toloi e Palomino appunto. Non metto nient'altro, perché? Perché come sfida secondo me è di molto difficile interpretazione, ragazzi. Dunque non vorrei sbilanciarmi molto su Inter-Atalanta. Poi magari domani, se abbiamo delle notizie magari più succulente, ne andremo a parlare nella live delle ore 13.30 domani su YouTube, e anche stasera magari su Twitch ore 21.30, ricordo. Genoa-Verona. Allora, indisponibili Sturaro, Viraschi, Chesedo e Ekuban nel Genoa, Rueg, Miguel Veloso e Frabotta nel Verona, in dubbio Sutalo nel Verona, non ci sono squalificati. Attenzione, Verona tirano da calcio piazzato, è molto forte in questo fondamentale, il Genoa è molto debole nel difendere sui calci piazzati, guardate come si vanno a incrociare bene i dati, e soprattutto anche molto debole nell'evitare di commettere falli in zone pericolose, e quindi andiamo a consigliare i calciatori di punizione del Verona, quindi Caprari, Barak e Lazovic. E anche Kalinic, che volendo, tac, abbiamo visto che può sfruttare un pallone vagante in area. Mentre andiamo a sconsigliare Sirigu, Bani, Maksimovic e Badel nel Genoa. Attenzione al Verona, anche il Verona è molto debole nel difendersi sui tiri da lontano, e dunque potrebbero esserci dei tiri da lontano del Genoa fatti magari da Fares, da Hernani piuttosto che da Pandev, e quindi andremo a sconsigliare Ceccherini, Gunter e Tamese, che agiscono su quella fascia del Genoa che potrebbe essere un pochino più scoperta per quanto riguarda il Verona. Per quanto riguarda le riserve, ragazzi, attenzione a Kevin Lasagna, che ha segnato 3 gol contro il Genoa in Serie A e ha fatto meglio solamente contro il Benevento, 4 gol. 2 delle 3 reti dell'attuale attaccato gialloblu sono arrivate proprio in Liguria con la maglia dell'Udinese. Dunque ragazzi, attenzione a Kevin Lasagna, potrebbe andare a dama in questa partita. Juventus-Sampdoria, indisponibili Arthur e Caio Jorge nella Juventus, nella Samp indisponibili Vera e Gabbiadini, in dubbio nella Juventus Chiesa e Chiellini. Chiesa, ragazzi, sembra aver recuperato, notizia di qualche minuto fa prima di andare a registrare il video.
Punti di forza della Samp per Bacco: attaccare sui calci piazzati, mentre la Juventus è debole nel difendere sui calci piazzati. E quindi perché non andare a consigliare Candreva e Quagliarella come calciatori di calci piazzati e Caputo, Torsby e Yoshida come realizzatori di un eventuale calcio piazzato indiretto? La Juventus, ragazzi, gol ne sta prendendo, dunque non è detto che faccia clean sheet, non è assolutamente detto, e la Samp potrebbe andare a segnare. Dunque non è così strano consigliare parecchi giocatori della Sampdoria, così come sconsigliare magari Perin, Bonucci e Betancourt, che potrebbero fare appunto il fallo dal quale scaturire la punizione. La Juventus, ragazzi, è forte nel creare occasioni di gol e forte nel rubare palla agli avversari. La Samp è molto debole nell'evitare errori individuali. Dunque anche qua, andando a studiare la partita, potrebbe esserci una palla rubata a centrocampo dalla Juventus, magari da Locatelli o magari anche da Cuadrado, e potrebbe creare un'occasione da gol dalla parte di Dybala, che andrebbe ad agire dalla parte di Colle e Augello. Palla magari persa da Ekdal, che appunto agirà come dirimpettaio di Locatelli, e dunque andiamo a consigliare appunto Locatelli, Cuadrado e Dybala a sconsigliare Ekdal, Colle e Augello. Vedete che ci metto del mio, porca miseria, l'ho sempre fatta questa cosa, soltanto che adesso ve la sto mostrando praticamente, quello che l'anno scorso facevo di nascosto nella mia stanzettina, scrivendo sul fogliettino di carta e poi mettendo i nomini sulla grafica, che ci mettevo 6 giorni a fare delle grafiche, e poi dopo, come andavo a registrare il video, e cambiavano tutte quante. Empoli, Bologna, indisponibili Tonelli e Fiamozzi nell'Empoli, mentre Scouten e Kingsley nel Bologna. Non ci sono giocatori in dubbio né tantomeno squalificati. Andiamo a vedere i dati incrociati. Allora, il Bologna, punto di forza, molto forte, attaccare sui calci piazzati. L'Empoli è debole nei duelli aerei, dunque anche qua calcio di punizione di Orsolini, colpo di testa di Arnautovic e Svanberg, o addirittura di Soriano. Abbiamo visto cosa è successo nella scorsa giornata con Soriano, che stava per realizzare il gol vittoria all'ultimo secondo. Mentre l'Empoli, appunto, andiamo a sconsigliare i due centrali, il mediano come al solito, quindi Vicario, Romagnoli, Ismaili e Ricci, più il portiere ovviamente. Attenzione allora al Bologna. Il Bologna è debole nel difendersi da attacchi sulle fasce, ma l'Empoli non è assolutamente, non è una delle sue caratteristiche più fondamentali. Dunque anche là, duelli sulle fasce, ragazzi, che potrebbero tirar fuori degli spunti interessanti, ma che al momento non saprei sinceramente andare a dirimere. Sassuolo Salernitana, indisponibili Obiang nel Sassuolo, Capezzi, Ruggeri e Aia nella Salernitana, non ci sono squalificati né tantomeno giocatori in dubbio. Andiamo ad incrociare i dati. Sassuolo, punti di forza, creare occasioni tramite passaggi filtranti, tac, passaggio magari di Juricic, un po' quello che distribuisce il gioco, che dà palla per Boga, Berardi, addirittura Frattesi, ragazzi, giocatore che si inserisce tantissimo. E dunque anche qua andiamo a sconsigliare i due mediani, perché giocano nel 3-4-1-2, quindi entrambi i Koulibaly e il centrale di centrocampo Strandberg, perché la Salernitana abbiamo visto che è molto debole, non l'abbiamo visto, ve lo dico adesso perché non l'ho detto prima, a difendersi sui passaggi filtranti, lo potete anche vedere perché ci faccio i quadratini rossi, porca miseria. Mentre il Sassuolo è anche forte nel creare occasioni con giocate individuali, e la Salernitana è debole nel difendere contro giocatori di qualità, e quindi andiamo ad aggiungere ai consigliati anche Raspadori e a sconsigliare alla Salernitana tutta quanta alla difesa, dunque Gionberg, Gagliolo e Beres, perché alla fine secondo me il Sassuolo un paio di gol li va a tirare fuori almeno. Per la Salernitana non consigli nessuno? Sì, ragazzi, perché? Perché la prima doppietta di Simin Serie A Team è arrivata nell'aprile 2018 contro il Sassuolo con la maglia del Crotone. L'attaccante della Salernitana ha realizzato 3 reti contro i neroverdi, contro nessuna squadra ha fatto meglio nel massimo campionato. Dunque, ragazzi, Simin potrebbe essere il giocatore della Salernitana che va a segnare. Udinese Fiorentina, indisponibili Nestor Roschi nell'Udinese, Castrovilli e Pulgar nella Fiorentina, squalificato Nico Gonzalez. Oggi passo dal cinese al messicano, veramente non lo so che mi sta prendendo. Nico Gonzalez, dopo l'esploit contro l'arbitro della scorsa partita contro l'Inter, veramente, cioè, parte, vabbè, lasciamo perdere. Allora, i dati non ci vanno a dire granché. Sotto ci sono sempre gli arbitri, ragazzi. Daniele Gherzini, anche qua 3 ammonizioni, mezza espulsione a partita. Ancora, vedete, da poco niente di partite arbitrate, non sono veramente uno storico su cui fare affidamento. Possiamo magari andare a vedere le debolezze di entrambe le squadre, quindi pensare che magari la squadra avversaria possa aver studiato una sorta di gioco, una sorta di schema per andare a bucare appunto le debolezze dell'avversario. Possiamo vedere
che l'Udinese è debole nell'evitare il fuorigioco, dunque sconsigliamo la linea di difesa dell'Udinese, Samir, Nuitink e Becao, e la linea d'attacco alla Fiorentina invece la andiamo a consigliare, Caglione, Vlahovic, Sottil, prendeteli molto con le molle questi qua, perché appunto i dati non sono proprio incrociabili perfettamente, mentre la Fiorentina è molto debole nel difendersi da passaggi filtranti, dunque Pereira potrebbe fare il passaggio, secondo me più che per Pussetto potrebbe essere Beto subentrante andare a realizzare un gol, e dunque sconsiglio Torreira come mediano e due centrali Milenkovic e Nastasic. Curiosità, la prima rete di De Lo Feu in Serie A è arrivata proprio contro la Fiorentina nel febbraio 2017 con la maglia del Milan. Quello è stato l'unico gol segnato dall'attaccante dell'Udinese alla squadra viola nel massimo campionato. Dunque anche qua, magari il passaggio filtrante potrebbe essere sfruttato da De Lo Feu, magari il passaggio appunto di Pereira. E arriviamo alla partita, che porca miseria. Allora ragazzi, per chi mi segue da anni lo sa che il derby, veramente do consigli veramente a caso, dunque se volete consigli sul derby andate a vedere Carmi, Fanta World, Ludovico, chi vi pare, perché io il derby ovviamente ragazzi non riesco ad essere obiettivo sul derby, capite? La mia anima romanista in questo caso si trova un pochino in difficoltà, anche solitamente quando schiero la formazione faccio cagate pazzesche, tipo la Roma va male, non schiero i romanisti perché sono incazzato, la Roma va bene, le schiero tutti perché sono euforico, e poi sappiamo che il derby poi sovverte sempre i pronostici, e quindi la partita del derby solitamente va a togliere sempre qualche punto alla mia fantasquadra, vabbè. Lazio, Roma, indisponibile Zaccagni nella Lazio, Spinazzola nella Roma, in dubbio Vigna e squalificato Pellegrini. Io ragazzi non so se Mourinho sia riuscito nel frattempo che sto registrando il video a far togliere la squalifica a Pellegrini, credo sia impossibile dopo il fallo inesistente di ieri sera nel finire la partita contro l'Udinese, però al momento ragazzi Pellegrini è squalificato e credo che resterà squalificato per questa partita. Allora andiamo ad incrociare i dati, attenzione, Roma forte in contropiede, Lazio molto debole nel difendersi sul contropiede, dunque anche qua andiamo a consigliare Ebrahim, Mkhitaryan che gioca trequartista, ragazzi, attenzione, Mkhitaryan super consigliato, e Shaarawy che dovrebbe partire titolare sulla fascia sinistra, e Veretout giocatore appunto da contropiede, secondo me molto più di Zaniolo che appunto fa quella fase alla Eto'o, alla Del Vecchio, di raccordo tra difesa e attacco, mentre la Lazio sconsigliamo come al solito i due centrali e il mediano, perché quando ci sono contropiede o passaggi filtranti ovviamente passano tutti quanti, soprattutto nelle zone centrali del campo, a meno che appunto la squadra magari come il Napoli non sia una squadra che sviluppa l'azione soprattutto sulle fasce, anche i contropiedi. Ma Lazio molto forte nel creare appunto occasioni tramite passaggi filtranti, la Roma debole nell'evitare il fuorigioco. Qui ragazzi potrebbe esserci magari un passaggio di Luis Felipe verso Immobile che potrebbe mettere in difficoltà Calafiori, Smalling e Mancini appunto deboli nell'evitare il fuorigioco. Non ho messo Mancini perché sconsigliare Mancini, un giocatore che potrebbe risolvere la partita di testa in qualsiasi momento, ragazzi, non è sicuramente saggio. Perché ho messo Luis Alberto e perché ho messo Veretout? Perché guardate le curiosità, l'ultima doppietta di Luis Alberto in Serie A è arrivata contro la Roma nel gennaio 2021, nella vittoria per 3-0 della Lazio. In totale il centrocampista bianco, non riesco neanche a dirlo, bianco celeste, ha realizzato 3 reti contro i giallorossi, mentre Jordan Veretout ha realizzato una sola tripletta in Serie A, ragazzi, proprio contro la Lazio, ma era con la maglia della Fiorentina nell'aprile 2018. Il centrocampista della Roma ha realizzato più reti nel massimo campionato solo contro la sua ex squadra, 4 contro la Fiorentina in 5 partite. Dunque Veretout bestia nera della Lazio, attenzione. Napoli-Cagliari, indisponibili Lobotka nel Napoli, Rog e Seder nel Cagliari, squalificato Zappa, Bang. Napoli punti di forza, attaccare sui calci piazzati, guardate il Cagliari, molto debole nel difendere sui calci piazzati, il Napoli è molto forte nei calci piazzati, il Cagliari è debole nell'evitare di commettere falli in zone pericolose, praticamente è scritto fallo al limite dell'area e gol magari di Insigne, oppure fallo sulla tre quarti, cross di Insigne, testa di Koulibaly, di Lorenzo o magari di Osimhen. Dunque andiamo a sconsigliare appunto Cragno, il Napoli sta facendo praticamente una valanga di gol, tutta quanta la difesa del Cagliari non andrei a schierare, e poi Strootman e De Jong che potrebbero essere i due giocatori che andranno a fare il fallo appunto dal quale potrebbe scaturire la punizione e quindi prendere quel mezzo punto o quel punto in meno che poi vi fa fare 71,5 e poi vi incazzate con me. Il Napoli è anche molto forte nell'attaccare sulle fasce, mentre il Cagliari è debole nel difendersi in attacchi sulle fasce, dunque andiamo a consigliare anche Mario Rui,
Di Lorenzo l'ha consigliato prima, Politano all'altra parte, comunque tutte quante le fasce, e andiamo a sconsigliare anche Nandez e D'Albert. E attenzione a Zelinski, l'esordio di Zelinski in Serie A è stato proprio contro il Cagliari nel dicembre 2012 con la maglia dell'Udinese. Il centrocampista del Napoli ha realizzato in totale 3 reti contro i Sardi nel massimo campionato e ha fatto meglio solamente contro il Milan 4. Dunque Zelinski, per quanto non mi risulti fondamentale nell'incrociare i dati, però per un suo storico Zelinski può andare a segnare contro il Cagliari. Andiamo a concludere con Venezia Torino, il posticipo di lunedì. Indisponibili Fiordinillo, Sigurdsson, Haps, e Lezzerini nel Venezia, e Izzo, Belotti, Zaza e Prat nel Torino. Andiamo ad incrociare i dati. Torino forte nell'attaccare sulle fasce, Venezia debole nel difendersi gli attacchi sulle fasce, quindi consigliati Singo, Ansaldi, magari Sanabria che può andare a spizzare di testa un cross degli esterni, mentre nel Venezia sconsigliamo Snegg e Mazzocchi. Torino è forte nel creare occasioni con giocate individuali, mentre il Venezia è debole nel difendere contro giocatori di qualità, e dunque andiamo ad aggiungere ai consigliati di prima anche Lukic e Piazza, che sono in questo momento i due giocatori in più delle Torino. Andiamo a sconsigliare Busio e Kringoi, che dovrebbero appunto agire contro i due giocatori del Torino. Si concludono qui i cantaconsigli, vado di corsa a montare questo video, fare il rendering e caricarlo su YouTube. Perché? Perché poi stasera tra qualche ora, ore 21:30, sarò in diretta su Twitch per i cantaconsigli del pre-partita, e poi domani ore 13:30 la canta live del pre-partita su YouTube. Nel frattempo un saluto dal vascello pirata più famoso del web, ci vediamo tra qualche ora su Twitch, ragazzi.